E poco fa in Senato il Movimento 5 Stelle ha presentato la sua mozione di sfiducia contro il governo. In mattinata una delegazione del Movimento è andata a visitare l'impianto di Tempa Rossa, ma è stata respinta dalla vigilanza, come ci racconta Rita Cavallo. Non ci hanno fatto entrare probabilmente perché hanno qualcosa che non vogliono farci vedere, perché se no non ci sarebbe alcun problema a far entrare una delegazione parlamentare. Seppure questa è un'opera privata, ribadiamo, è un'opera privata e non è un'opera pubblica come dice Matteo Renzi, non ci sarebbe alcun motivo di non far fare un'ispezione a dei parlamentari se non ci fosse qualcosa che non si può vedere. Lo chiamano il luogo del misfatto, i 5 Stelle, un principato del all'interno italiana. È il sito di Tempa Rossa. Qui arriva in mattinata una piccola delegazione. Ci si avvicina, si contratta con una guardia della vigilanza. Poi l'indicazione è perentoria, non si entra. Eppure era necessario venire a vedere con i nostri occhi cosa succede, incalzano dal movimento. La paura è che non siano rispettate tutte le norme per la tutela della salute pubblica. È il secondo giorno della missione lucana dei 5 Stelle. Dopo il sito Eni di Viggiano, oggi qui dove è nata la bufera giudiziaria. Mentre a Roma il movimento presenta in Senato una mozione di sfiducia al governo e chiede che sia discussa al più presto. Abbiamo chiesto una mozione di sfiducia a tutto il governo, che è un governo che non solo fa gli interessi fossili delle lobby del petrolio, e qui abbiamo un esempio di che cosa può essere energia rinnovabile, ma questo governo, non avendo un progetto, è meglio che va a casa. 5 Stelle dunque all'attacco, mentre dalle pagine del Foglio Beppe Grillo si schermisce. Mi sono trovato a fare il leader per caso, ora non lo sono più, ma dal movimento non si può uscire, come un musicista non abbandona il jazz. E intanto si attende nelle prossime ore la mozione di sfiducia annunciata anche da Forza Italia con Lega e Fratelli d'Italia. Il governo non è legittimato dalla democrazia, sostiene oggi Brunetta, è debole e quindi facile preda delle lobby. Per questo, sostiene, va sfiduciato.